romanzo, pubblicato nel 1967, aveva un incipit memorabile. John Leslie scriveva: se Picnic ad Hanging Rock sia realtà o fantasia, i lettori dovranno deciderlo per conto proprio, poiché quel fatidico picnic ebbe luogo nell'anno 1900 e tutti i personaggi che compaiono nel libro sono morti da molto tempo. Come si costruisce un mistero? Mostrando e allo stesso momento nascondendo. E il mistero resta un mistero, non si dipana, e noi spettatori non sappiamo niente. Poi dal mistero, se sei abbastanza bravi, e il Picnic ad Hanging Rock lo si è, si può costruire qualcosa di più, un'atmosfera angosciante, magari addirittura sfondo horror. L'idea alla base della storia è semplice: siamo all'inizio del Novecento e quattro donne scompaiono. Comincia la ricerca e cominciano le indagini, e ci si comincia anche a chiedere chi siano queste donne. La Hester Appleyard, interpretata da Natalie Dormer, non è la stessa che abbiamo conosciuto nel film di Peter Weir. Quando la vediamo per la prima volta, intuiamo subito che c'è qualcosa che non dice, qualcosa che nasconde. Nell'adattamento firmato da Beth Christian e Alice Addison, tutto è più incredibile, più curato, che si parla dell'epoca vittoriana, di quella società della libertà o non libertà, a seconda dei punti di vista, di cui godevano le donne. Il mistero diventa solo una scusa, e l'orrore, il vero orrore, è quello dell'ipocrisia delle persone. Dove sono finite quelle quattro donne? Che ne è stato di loro? Buongiorno a tutti, sono Malcolm Pagani, vice direttore di Vanity Fair. Questo è Sky Atlantic Confidential, Vanity Fair Stories. E l'ospite di oggi è un'attrice molto brava, che con le serie ha qualcosa a che fare, oltre che con il cinema, è Greta Scarano. E, ciao. Quindi Greta, ciao, come stai? Bene, bene. Sei stata, diciamo, in un flusso di serie televisive in queste settimane o no? Sì, tantissime, sì. Io leggo molto, quindi per me la lettura non verrà mai sostituita dalle serie, perché è un tipo di fruizione troppo diversa per come sono io, per come sono cresciuta. Però le serie, devo dire, sì, me le guardo, me le sparo, voglia, me ne sono viste un sacco. Diceva John Leadney, visto che parliamo di letteratura, in questo romanzo molto fortunato pubblicato da Penguin Books nel 1967, e che se Picnic ad Hanging Rock, realtà o fantasia, decideranno i lettori. È un caso la serie trasmessa da Sky Atlantic, Picnic ad Hanging Rock, che segue un film fortunatissimo di Peter Weir. Allora, volevo chiederti: che cosa ti ha affascinato, che cosa ti interessa della storia, che è detta in parole semplicissime, è la storia di tre studentesse dell'Apple Yard College che inizio Novecento vanno a fare una gita e scompaiono insieme al loro insegnante nel nulla, senza lasciare traccia? Beh, intanto io devo dire che il romanzo non l'ho letto, però mi ha incuriosito tantissimo il piglio dell'autrice, che praticamente ha scritto sia un incipit che un finto articolo di giornale in cui ha alimentato l'idea che i fatti fossero veri, e quindi questo ha suscitato la curiosità e ancora di più, appunto, la suggestione, no, del pubblico, delle persone che l'hanno letto. E credo che ancora oggi le persone si chiedano se effettivamente quei fatti sono successi o no, anche perché lei ha voluto far pubblicare il suo capitolo, l'ultimo capitolo del romanzo, dopo la sua morte. Quindi, insomma, una persona, sicuramente una persona interessante, un po' sicuramente un'autrice molto, con un bel carattere, diciamo. Allora, la serie rispetto al film, credo che essendo girata, diretta da due donne, mi pare abbia un gusto anche molto pop rispetto al film, e quello mi piace molto, un po' fa un po' l'occhiolino ai film di Sofia Coppola, quindi questo mi ha intrigato tantissimo. Poi vedere queste ragazze bellissime che scompaiono in circostanze misteriose è un tema che mi affascina, e insomma sono molto, come dire, affascinata da questo tipo di racconto, perché il mistero chiaramente mi tiene incollata, come quando è fatto bene, quando è scritto e diretto bene. No, cioè, hai ragione, c'è un grande contrasto voluto tra la bellezza del luogo, no? tra un ambiente che apparentemente era rassicurante, lussureggiante, meraviglioso, e la sparizione, che era un po' quello che fece
John Boorman in un altro film meraviglioso del 72 che era Un tranquillo weekend di paura. Poi l'epoca vittoriana, insomma, è molto affascinante secondo me l'ambientazione con queste ragazze bellissime all'inizio del Novecento, insomma, mi ha incuriosito moltissimo. Volevo chiederti se l'idea di viaggiare nel tempo con il cinema e con la serialità ti incuriosisce, nel senso che ci sono moltissime serie, no, ipercontemporanee che raccontano scenari da suburbia, difficoltà adolescenziali, racconti anche molto duri, no? Qui l'idillio della natura apparentemente trionfa e comunque sei trasportato a 120 anni fa, sei trasportato nelle epoche. Se Beh, vedere le serie è un modo di viaggiare anche nel tempo, di perdersi in altre epoche. assolutamente sì, infatti mi viene subito in mente The Nick, che è una serie splendida, ambientata sempre all'inizio del Novecento a New York, con Clive Owen, che è interpreta un medico che è realmente esistito, è diretta da Steven Soderbergh, e respiri la New York dell'inizio secolo ed è una cosa meravigliosa. Anche quella serie è molto misteriosa, molto conturbante, dai toni assolutamente diversi, però insomma, credo che il viaggio nel tempo che ci consente la letteratura, il cinema, la serialità, credo che sia ogni volta un'esperienza da fare, soprattutto poi quando il prodotto è fatto bene. Non c'è niente di più bello che essere catapultati in un tempo, in un luogo lontano e poterlo osservare. Sta lì tantissimo alla bravura di chi la dirige, di chi la scenografa, di chi la scrive, a far sì che appunto quell'ambientazione sia credibile. Chiaramente una serie in costume forse è più difficile secondo me da fare. A me è capitato personalmente di girare delle serie in costume e chiaramente è molto più complicato essere credibili anche per gli attori, credo, perché ci si deve spogliare di tutta una modernità che abbiamo chiaramente naturale. Però sì, il viaggio nel tempo delle serie è tutta la vita. Si vede in Picnic ad Grok un grandissimo sforzo produttivo e un Un'enorme contesto, cura anche dei costumi, ho visto, queste ragazze sono un'enorme cura dei costumi. vestite. Grazie Greta Scarano, grazie davvero di essere stata qui con noi. Sky Atlantic Confidential Vanity Fair Stories, grazie per averci raccontato della tua Grazie passione a te. per l'Australia e per le storie intrise di mistero. Ciao, grazie.